uno sgombio, due date. Quando e dove lo seppelliranno? Scrivendo questo ultimo giorno da vivo, è stato il 25 novembre 2009. Ma lui, Ignazio Lombardo, che avrebbe compiuto 72 anni dopo 7 giorni, aveva cominciato a morire almeno 3 mesi prima. Una domenica di agosto, così torrida e affosa, che nel caldo se ne avvertiva perfino l'odore. Nella bara, oltre al bastone da passeggio, ci metteranno anche la tavolozza dei colori, le matite preferite e forse sulla lapide aggiungeranno qualche rigo, dicendo che Ignazio aveva una mano delicata che sapeva incidere bene. Quello che non diranno è che la delicatezza della sua mano era dovuta ai ripetuti pestaggi subiti in gioventù, scontri e bastonate che in più riprese gli avevano fratturato le dita, spezzato le unghie, slodato il polso. Perché a quel tempo il suo accento suonava strano, eppure la carnagione, il ricciolo di capelli e il profumo della pelle. E allora le prendeva, senza alcun motivo, e se era insieme le prendeva ancora, questa volta per un motivo. I ripetuti soprusi lo avevano ferito nel corpo e indurito nel carattere, ma gli avevano addolcito la mano. Quello che non diranno è che lui era un argentino di Mar del Plata, terra del tango, dove quegli intrecci delle gambe si disegnano lettere, si formano frasi. Era arrivato in Italia a soli 2 anni e fin da subito si era dimostrato un bambino molto chiacchierone. Amava le parole, ci giocava, se le faceva rotolare in bocca e le masticava come se fossero caramelle. Amava le parole, ci giocava, se le faceva rotolare in bocca e le masticava come se fossero caramelle. Ne imparò molte, selezionandole con cura nel dizionario. Ma tutte quelle buone le ha prese in fretta. Ed io penso che a un certo punto non gli bastavano più per esprimere tutto quello che sentiva. E credo pure che non avesse la pazienza di attendere che qualcuno ne inventasse di nuove. Per questo prese in mano una matita e iniziò a disegnare. Precisava Ignazio con estrema pignoleria.
ustedes una fotografía fedele, no una caricatura. Un ottimo quadro che appeso sulla parete buona di casa avrebbe fatto una sua bella figura. Tuttavia, di vetri artisti in gamba ne sono piene le piazze. E se da Ignazio c'era sempre una fila, il motivo era un altro. Lui firmava il disegno in basso a destra, una grande lettera I, seguita da un segno orizzontale, e sotto ci metteva la data. Poi, girato il foglio, ci scriveva un'altra sequenza di numeri. Cosa sono quelle cifre? Gli aveva chiesto il suo primo cliente. Indica un giorno che per lei sarà importante. E lo era stato sul serio, perché in quella data il suo cliente aveva concluso un importante affare. A questo ne seguirono altri, e qualche volta i clienti se ne andavano delusi, perché sul vetro del foglio non trovavano alcuna data. Davanti a qualche protesta, Ignazio reagiva dicendo che lui era pagato per fare le date, e non per prevedere il futuro. Oppure sosteneva che l'interpretazione del soggetto non gli aveva suggerito nulla. Altre volte taceva perché presentiva che quella data sarebbe stata sfavorevole, se non addirittura funesta. Thank you.
ogni volta proseguite sempre. Non c'è pittore che non abbia disegnato il proprio volto, la propria sagoma, magari nascosta tra decine di personaggi, ma tutti hanno lasciato la propria immagine oltre alla firma. Hai ragione, però io ho paura e non posso disegnare me stesso. Capisco, rispose asciutto il giovane nipote. Thank you.
metterci d'accordo su come fare questa cosa. Abbiamo scoperto che ci sono altri ritratti sparsi della letteratura musicale e quindi c'è una coda a questo racconto che consiste nel fare un piccolo viaggio tra pochi, due o tre ritratti che abbiamo trovato sparsi nei libri di musica. Il primo è un pezzo di Robert Schumann, il cui titolo è 4 novembre 1847, è una data. Non c'è un altro titolo, c'è solo questa data. Il revisore poi spiega agli studenti di oggi che questa data è il primo anniversario della morte di Felix Mendelssohn Bartholdy. E questo pezzo è un ritratto di Felix Mendelssohn Bartholdy. È la scrittura delle sue meravigliose romanze senza parole, usata da Schumann per omaggiare questo suo grande amico. Il ritratto del suo temperamento gli appare
cercare nell'altra cioè, un po' seccato da questo figlio un po' fuori dalle regole. Cioè. Beh, la sonata K309 ce l'abbiamo, per fortuna. E vi faccio sentire solo il tema, perché è andato un po' lungo, ma è già sufficiente per se poi la volete sentire tutto me lo chiederei, vabbè, insomma, ma è sufficiente per capire il carattere di questa persona, che per Mozart era stata ritratta in questo andante. Andate quasi là. Hanno già le idee chiare su cosa vogliono, certe volte
mordono il freno in questo percorso così metodico. L'altro approccio, un po' meno usato, ma che pure è presente nell'esperienza di insegnamento, è quello dell'insegnante, chiamiamolo Zen, quello che non dice mai niente, che ascolta in silenzio, dice ok, vai avanti. E questo è una cosa che va bene per quegli studenti che sanno già che cosa vogliono. Mentre se uno studente ha bisogno proprio di fare del mestiere, non va tanto bene. E quello che cerco di fare io con i miei studenti è usare un'altra modalità ancora, che è quella di fargli sentire con le orecchie che qualunque cosa loro abbiano scritto, quasi sempre arrivano con i loro compiti dicendo ma sì, ma è una schifezza, quasi chiedono di non guardarlo neanche. E far capire che anche se hanno scritto tre note, anche se queste tre note in croce sono piccolissime, sono ingenue, sono piene di problemi, queste tre note sono il loro autoritratto. E dentro lì ci sono loro, tutti quanti, no? E non si scappa. E allora il mio gioco preferito è quello di prendere quelle tre note e di provare a truccare un po' le cose suonandole e fargli vedere che da quelle tre note lì si può fare un autoritratto più convincente, cioè fatto meglio. Ma quando capiscono questo, il gioco è fatto. Capiscono che scrivere musica è esattamente questa cosa qua, è esattamente come disegnare il proprio autoritratto. Allora finiamo con un gioco. Volevo chiedere a qualcuno di voi, particolarmente coraggioso, di venire qui e di schiacciare due o tre tasti a caso del pianoforte. E noi faremo il ritratto senza data, però. Usando qui due o tre tasti a caso del pianoforte. Assolutamente proibito suonare Fra Martino e il Dino di Mamè. Per il resto va bene qualsiasi cosa. Adesso sono io tre note. Devo fare, Non so, niente a fare un accordo. No, fai, vai, occhi chiusi a caso. Yeah.